sveglia e si sentono già le campane a Notre Dame. Il pane è già caldo e c'è gente che va per le vie nella città. Le campane dai forti rintocchi come canti risuonano in cielo. E tutti lo sanno, il segreto è nel lento pulsare delle campane a Notre Dame. Ascoltate, sono bellissime, no? Tante sfumature di suono, tanti rumori che variano. Perché sapete, loro non suonano per conto proprio. Ah no? No, stupidone. Lassù, in alto nell'oscurità del campanile, vive il misterioso campanaro. Chi è questa creatura? Chi? Che cos'è? Cosa? Come ha fatto a trovarsi lì? Come? Zitto! Clopin vi dirà tutto. È un racconto. Il racconto di un uomo e di un mostro. Tutto è iniziato una notte sui moli vicino a Notre Dame. Una barca solcava le acque a Notre Dame, ma li stava aspettando un agguato, così caddero in mano di lui, la cui stretta è più dura del ferro che tu toccherai, delle campane a Notre Dame. I vizi il mondo voleva ripulire, che vedeva il male in ogni cosa tranne che in lui. Spedirlo all'inferno da cui proviene. Ha tutto il sangue versato per voi sul pavè di Notre Dame. Sono senza colpe, è scappata, l'ho inseguita. Ci aggiungereste anche il sangue di un bimbo innocente a Notre Dame? Ho la coscienza pulita! Voi potete mentire a voi stesso, a quei servi che stanno con voi, ma scappare però non potrete giammai. Coraggio abbandonò. Avvertì una scossa di paura in fondo al cuore. Che cosa faccio adesso? Occupatevi del piccino. Crescetelo come vostro. Cosa? Devo addossarmi questa storpiatura? Molto bene. Ma chi viva con voi, nella vostra chiesa? Vivere qui. E dove? Dove volete. E si è chiuso là dove nessuno lo vedrà. Magari nel campanile. E chissà, il Signore opera in modo imperscrutabile. Io vedrò se mi potrà servire anche così. Così,
Frollo diede al bambino un nome crudele, un nome che significa formato a metà, Quasimodo. Ma ecco un quesito, scoprite chi è il vero mostro a Notre Dame. Chi è brutto dentro o chi è brutto a vedere?